Mercoledì 13 luglio stiamo per partire, andiamo a Sabaudia a fare due foto in centro e poi ci dirigiamo in direzione Pozzuoli, quindi sarà una tappa oggi di 120-130 km, faremo tutta la costiera attraverso i vari paesini. Si parte! Per la fantastica ospitalità che ci ha riservato, per nostra mente incredibile, una sera pazzesca. Un'iniziativa notevole anche che va anche sul sociale. Siete partiti dal nord, state arrivando al sud, nel profondo sud in Sicilia e avete scelto la nostra città. Ci rende onore, vi ringrazio e buon viaggio. Buon viaggio. Grazie mille, ciao. Ieri sera ci siamo lasciati con la bombetta e stamattina ci ritroviamo col canolo. Dai raga, buon viaggio! Grazie di cuore, veramente sei grande. Per qualsiasi cosa noi siamo qua. Ci sentiamo. Voi non vi passate, quindi. Ciao! Si parte! Quando entriamo dentro la Terracina andiamo su due posti. Dopo tutta la costiera, prima mare. La Terracina segue per il porto. Ho bucato! Asciugamento biancheria! Costa a Sperlonga! Ci avevano detto che era bella, ma... Ma è a Sperlonga! La è lunga. Il panorama è bellissimo. Il signore ci ha sconsigliato la piella migliore della costa. Ho appena visto un tizio che arriva la porta qui. Ma cos'è la piella? Spieghiamo. La piella è una pizza di piena, che è un piatto tipico di Gaeta che è a 10 km da qui e si riempie con verdure oppure con polipetti e olive. Innanzitutto hai detto che si chiama? Questa è la piella di Gaeta che se la stanno mangiando a Sperlonga. Ed è ripiena con polpo? Con polpo e con mondolini, una roba micidiale. Thank you.
appena arrivati a Pozzuoli. Per arrivare qui da Sabaudia, non vi dico soprattutto l'ultimo pezzo e che razza di strada abbiamo fatto e dove siamo passati, ma comunque nel video lo vedete. Adesso abbiamo trovato questo albergo, sembrerebbe che il posto ci sia. C'è posto? Abbiamo fatto la rampa per il parcheggio, durissimo. Ha detto una rampa antipatica. Sì, sì, abbiamo già provato. Ah, benissimo. Se io dormo qua, tac. Cioè, qua ragazzi fanno paura. Gira così a palla, girava. Professionale, vabbè, parliamo del viaggio, tutto bene finora, qualche piccolo disguido tecnico, una frattura, però dai, tutti d'accordo, decisioni unanimi, bei posti, sempre d'accordo, sempre insieme, quindi direi ottima compagnia, quindi tutto bene e avanti così fino in Sicilia. Allora rompi i coglioni! Eccoci qua, metà viaggio, facciamo questo confessionale. Com'è andato il viaggio? Beh, direi bene, qualche piccolo disguido tecnico, una foratura, poche altre cose, la compagnia ottima, sempre decisioni unanimi, facciamo tutto insieme, litigi zero, andiamo sempre d'accordo, quindi bella compagnia, quindi direi tutto bene, avanti così fino in Sicilia. Questa io stacchiamo sto cazzo, tutto bene, signore, tutto bene. Questo con uno che filma sempre, dove tu il coglione sta in videocamera, ormai anche nel cesso ti viene, puoi neanche creare che lo sbuca lui dalla porta, l'altro gli eventi, telefono, andiamo a farci una birra, no, no, c'è l'evento in piazza, andiamo a farci un bagno, no, la pedicena con col moto qua, col capo, con gli amici. Le cose tecniche, sì, al minimo il basso, no, adesso troppo alto, il freno, hai regolato il freno, sì, però adesso tocca la catena, ma che cazzo c'entra la catena con il freno, no, ho regolato il cavalletto, ah, però fa un rumorino, cos'è, il cavalletto che è entrato nel pistone, guarda, adesso vado a fare la pizza da solo, un po' d'aria. Via, vai. Che cazzo è ancora acceso sto? Ma porca di quella puttana. Allora, no, questo è un viaggio fantastico, guarda. Ci stiamo divertendo un sacco, poi è nata tutta questa storia, dai, farò tutta l'Italia. È un pezzo che la studiamo, ognuno di noi ha un ruolo ben preciso, io che faccio i film, Valerio il meccanico, Riccardo il promoter. Penso che tra di noi si è creata veramente una bella fusione e quindi io non posso desiderare di meglio, veramente. Un viaggio che ricorderò per sempre, una cosa che rimarrà sempre nel cuore. Riccardo ha un carattere favoloso, è sempre cordiale. Da compagnia, Valerio sempre disponibile, lì va bene tutto, veramente. Ah, io non posso che essere super soddisfatto di questo trio. Ah,
Certo che, cioè, Valerio, sì, no, Valerio è un grande perché lui ha tutte le soluzioni e ogni volta che uno dice qualcosa, allora dai, lui è subito lì che, però a volte non gli va bene quello, poi è un po' permaloso, poi a distanza di 2 giorni tira fuori ancora no, tu hai detto, allora io mi tiro indietro, tutte queste scenette, vogliamo parlare delle sue battute, cioè di prima mattina, questa mattina siamo a Sperlonghe, a Sperlonghe, cioè, non fanno ridere, non fanno ridere per un cacchio, dai. Per fortuna c'è Riccardo che, sì, adesso Riccardo ogni tanto sparisce, non si sa dove è andato, però va bene, per carità, poi ha qualche difficoltà nelle salite, però dai, ci sta, perché d'altronde non tutti siamo uguali, no, che palle, ogni tanto tocca stare lì a aspettarlo, fa 2 giri di pedali, già deve scendere dal ciao, si arrende, no, però oh, guarda, cioè, 3 amici così, proprio io non potevo che desiderare di meglio. Siamo a metà viaggio, devo dire che sono molto contento perché i ciao stanno rispondendo molto bene, i 2 compagni di viaggio sono eccezionali, stiamo bene insieme, c'è una grande armonia, stiamo visitando dei posti bellissimi e quindi se prima di partire avevo qualche dubbio, perché io sono abbastanza solitario, mi piace viaggiare da solo, soprattutto in certi viaggi, e invece sono molto contento di questa affinità che c'è con Valerio e Riccardo. E quindi spero che duri fino alla fine del viaggio, spero che i motorini continuino così, e quindi sono molto fiducioso. Cioè, che palle, ragazzi, io lo sapevo, io devo viaggiare da solo, cioè, io non ce la posso fare. Cioè, questi qui sono sempre fermi, ogni mezz'ora a mangiare, bere, birra, caffè, e sempre fermi, e sempre che si lamentano, è caldo, non ce la faccio, dobbiamo arrivare perché è un gran caldo. Cioè, io giro con il giubbotto, loro, il Valerio, ha fatto il moraglione mezzo nudo, e soffrono il caldo, arrivano stremati la sera, cioè, non ho parole, poi uno russa, l'altro vuole la camera singola, cioè, dei bambini, veramente, cioè, vabbè, ormai sono qui, io non posso fare diversamente, però d'ora in avanti, da solo.